Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Per Clizia in Corvaia le cose non potrebbero andare meglio. Attualmente si sta godendo l'estate in vacanza in Sicilia, la sua terra natale, insieme al suo compagno Paolo Ciavarro, al loro figlio Gabriele, di 5 mesi e a Nina, la primogenita di lei che oggi ha quasi 7 anni, avuta dal suo ex marito Francesco Sarcina. Eppure un messaggio che ha mandato tramite le sue storie su Instagram ha spiazzato davvero tutti. Ecco cosa ha scritto: Clizia in Corvaia e la confessione sui social. Quest'anno il viaggio di Clizia in Corvaia Family è davvero speciale, ad Agrigento è stato battezzato il piccolo Gabriele. Il padrino? Una persona d'eccezione, Alfonso Signorini. Il conduttore del GF VIP ha approfittato dell'occasione per raccontare alcuni aneddoti che riguardano la genesi dell'amore di Clizia e Paolo. Alfonso Signorini, infatti, ha raccontato del primo incontro con entrambi, lei, reduce dalla separazione con l'ex marito, lui invece giovane, libero, desideroso di nuove avventure. Cosa li accomunava? La voglia di non innamorarsi affatto, di essere allegri, di fare una nuova esperienza. Eppure hanno varcato quella porta rossa, si sono conosciuti e si sono subito innamorati, tanto che neanche un mese dopo il loro primo incontro, è scattato il primo bacio ed il resto lo conosciamo tutti. 2 anni e mezzo dopo circa Clizia in Corvaia e Paolo Ciavarro sono più innamorati che mai complici, affiatati. Hanno avuto un bambino, sono diventati una vera e propria famiglia allargata, in cui ovviamente è compresa anche la primogenita di lei, Nina. E così per i due adesso è tempo di vivere la favola che hanno tanto agognato e che hanno forse proprio per questo meritato al 100%. C'è un però: proprio dopo il battesimo del piccolo Gabriele, Clizia in Corvaia ha pubblicato sui social uno messaggio, in cui parla di un epilogo. Ecco cosa ha scritto: questo è l'epilogo, Clizia in Corvaia e Paolo Ciavarro hanno scelto ovviamente Alfonso Signorini per un motivo ben preciso, è stato grazie a lui che si sono conosciuti tecnicamente. Lui ha permesso loro di entrare nella casa più spiata d'Italia, insieme, di scoprirsi, di innamorarsi. E, come lui stesso ci ha tenuto a sottolineare alla luce del fatto che nessuno dei due avesse voglia di trovare qualcuno all'epoca, l'amore, quando arriva, non si può combattere. Si può solo vivere e basta. Come il conduttore ha detto, poi, sono contento perché questo bambino è anche un po' mio loop, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui. Clizia in Corvaia poi tramite le sue storie su Instagram, ha condiviso uno scatto che ritrae proprio lui con in braccio il piccolo e con la scritta: abbiamo affidato nostro figlio ad una persona speciale per noi, grazie a lui il nostro amore ha avuto inizio e questo è l'epilogo più bello. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.